YouTube, buonasera a tutti. Siamo arrivati qui con un nuovo video. Ovviamente, come avevo già detto, oggi, cioè stavo oggi pomeriggio, poi ho fatto il video sul esempio di Francesco per quanto riguarda il rinnovo. Oggi, quindi praticamente appena finita la partita Russia-Egitto, vi sto portando il video per quanto riguarda i mondiali. Russia-Egitto finita per 3-1. Russia praticamente agli ottavi di finale, Russia superiore rispetto all'Egitto nettamente in tutti i reparti. Ovviamente, come avevo già detto, chi gioca in casa è sempre favorito, perché è una questione, diciamo, anche a livello, come posso dire, di emozioni, di carattere, di forza, di dare tutto per la propria nazione. Secondo me è fondamentale giocare nella propria nazione con i propri tifosi. Russia agli ottavi, Egitto, ovviamente, l'Egitto, diciamo, una squadra che non può andare avanti a livello nazionale, europeo, e già sai che arrivate ai mondiali, perché tu per essere competitivo devi avere almeno un giocatore forte, non dico la Salah, ma almeno forte in ogni reparto. Sinceramente l'Egitto solamente Salah, il resto non è praticamente nulla. Quindi Russia meritatamente agli ottavi di finale. Poi che dire più, l'Egitto sinceramente credevo qualcosa in più nel secondo tempo, poteva forse arrivare un gol, due gol, cioè il gol è arrivato sul rigore, però credevo di più, i tre gol secondo me sono anche un po' esagerati. Alla fine diciamo che la difesa dell'Egitto non ci ha più creduto e ne ha subito un dietro l'altro. Però sarà molto importante capire domani l'Uruguay cosa fa, per, vabbè, credo che vinca, però sarà molto importante capire con che differenza reti si porterà lo scontro diretto. Poi ovviamente non credo che farà uno o due gol, penso di più, anzi lo spero, però ovviamente fare 7 gol per arrivare alla Russia sono tanti, però nel calcio non si sa mai. Però oggi vorrei parlare un po' del girone di ferro, il girone più difficile da pronosticare, dove molti diciamo hanno commentato dicendo vari pronostici, però ovviamente niente di sicuro, perché questo è il girone più difficile, quindi è normale che ci siano vari pronostici tutti differenti. Allora, per quanto riguarda la partita dei due, Colombia e Giappone, è stata una partita, diciamo, che primo tempo l'ho visto. Ho visto una squadra che è la Colombia superiore rispetto al Giappone, però il rigore, alla fine l'espulsione, è stato l'episodio che alla fine ha condizionato incredibilmente il match. Ovviamente il difensore della Colombia gioca pure lui a pallavolo insieme a un TT, ovviamente la Colombia, perdendo un giocatore praticamente ai primi minuti, è costata a giocare in 10 tutta la partita, e alla fine perde col Giappone 2-1, una partita che secondo me, se diciamo fosse stata giocata 11 contro 11, la Colombia l'avrebbe vinta, non dico tranquillamente, ma l'avrebbe vinta. Mentre nell'altra partita, Senegal-Polonia, dove io vi dissi, per me il Senegal è superiore rispetto alla Polonia, in tutti i reparti, per me, lo dico ancora, è superiore. Infatti la partita è stata proprio così, un match praticamente, non dico dominato, però praticamente nelle mani del Senegal per tutta la partita. Passa in vantaggio con una deviazione, poi fa il 2-0 il Senegal con praticamente si rimbambiscono difensore, centrocampista e portiere della Polonia. Addirittura il portiere della Polonia, Szczęsny, arriva a centrocampo, Niang a portare a vuoto e riesce a segnare. Quindi grande i leoni africani, che do ancora fiducia per il primo posto. La stessa fiducia la do anche alla Colombia, che secondo me, nonostante la sconfitta, può ancora arrivare seconda. Non dico primo, ma seconda per me può arrivare. Io ho detto che arrivano primo Senegal e secondo Colombia. Quindi Wanyu, poi ovviamente la Polonia ha fatto il gol alla bandiera con Krychowiak, un gol su punizione, ma alla fine diciamo il forcing in finale non ha portato a niente, quindi il Senegal riesce a battere la Polonia 2-1, come la Colombia ha perso col Giappone 2-1, quindi praticamente identico risultato. Wanyu, questo video può finire qua, mi raccomando iscrivetevi al canale, siamo arrivati a 140 iscritti, continuate a iscrivervi, lasciate un like se volete, ci vediamo domani con un video sull'Uruguay e le altre partite con Spagna e anche il Portogallo che gioca. Quindi Wanyu, ci vediamo domani, alla prossima, ciao!